Allora, siamo live. Io Super sto veloci, centrato, credo. Io super sto veloci, centrato, super. credo. Molto bene. Allora, aspetta, fa vedere. Io ti posso spostare un po' di qua. Fammi vedere. Aspetta, ti guardo un attimo qua. Sì, forse potresti stare tu un pochino più alla tua sinistra. La mi così è difficilissimo dirmelo, cazzo. Allora, La tua. così verso qua o No, verso di là? Così? la seconda. Un pochino ancora. Basta. Basta. Eh no, però poi sei tornato indietro. Questo di qua devi regolare. Basta, basta. Ok. Così va benissimo. Ok. Va Allora, bene. Walone. Allora, c'è cioè Exploding Kitten che ti chiede com'è finita la partita. Era 0-0 fino al 94esimo su 4 minuti di Rigore recupero. all'ultima azione per un Ma fallo di mano, ci può stare. Prendiamo. partita un po' rubacchiata questa. No, no, il cazzo, il secondo tempo aveva giochicchiato la Lazio, cioè non benissimo, comunque aveva creato un sacco, quindi rubicchiato no, troppo. Va bene, dai, Però Immobile porta a che veniva casa, la gente ha insultato 9 sulla chat punti. di DAZN. Non so se vi è mai capitato di vedere la chat di DAZN. Guardando DAZN dal web, c'è sta cosa della chat di fianco, tipo Mai fatto Twitch. caso. Tipo No, perché metta Twitch. tutto a schermo. Ovvio, infatti è rarissimo che possa capitare, però infatti io mentre stavo sistemando le cose tenevo una finestra aperta su Ti quella sei roba accorto che e c'era mi la sono accorto chat? che sta chat, ma è con il messaggio in pop-up. Rispettate il prossimo, comportatevi bene, una cosa e la chat che scorreva di soli insulti, solo cazzate, ma proprio insulti e robe becere di ogni tipo, capito? Su chiunque, anche su gente che non c'entra niente con la partita, Juve, Milan, fa qualunque Vabbè, ci cosa. sta, è sport. Mamma mia, comunque è terrificante, veramente terrificante. Salutiamo, oltre a Exploding Kitten, Tolusezio, Shishimaru, Mitchell Neff, Tom Bombadillo 73, Caraibi, Caraibi ragazzi, Allora, Caraibi. mentre arrivano, Valo, ti leggo l'inizio della recensione di Spider-Man. Ho scritto solo questo. Che ho finito Sentiamo, il gioco prima della partita. Ho sentiamo, delle sentiamo. certezze nella mia vita. Mi aiutano a vivere meglio e da questo Spider-Man sapevo di non potermi aspettare molto più di qualche ora di becero intrattenimento, una storia pedante e un sacco di pattume da imballaggio. Oh, mi sbagliavo. Hai visto? Bello, già mi No, piace. sorpresa, No, no, come avevo capito, ma sei lo so che ti stava piacendo, lì. Mi è quindi piaciuto sapevo. più poi nella parte finale, secondo me, Ah, è stai in piedi. finito. Ah, perché Sì, giustamente per oggi. scrivere la recensione è finito. Ti è piaciuto Certo. proprio totalmente, Voto 8 gli ho bellissimo. dato, sì. Più di Miles Impensabile, Morales alla fine. impensabile per uno Spider-Man. Ma te l'avevo detto però, te l'avevo Sì, detto, di visto? robe. La prima volta di Mary Jane sono impazzito. Quando ti ho scritto il messaggio, stavo morendo. La seconda, diciamo già meglio. Sì, però comunque un po'. Quella è la parte un po' pazzerella. Però a che Sì, stai? A anche che al. hai fatto di tutto il resto delle cose che tu non Non farai? pochissimo. Manca Perciò però, adesso hai sulla fatto un mappa ho po'. qualche nido. Che mi sono rimasti alla fine e non ho fatto Misterio, che non mi piaceva i combattimenti là dentro. Per il resto ho fatto, tutto il resto l'ho fatto, finite proprio. Ok. Tutto, la fiamma, hai fatto tutto? Ma la Fino fiamma alla fine. finisce così di merda o mi manca un È pezzo? un pezzo importante però il finale della fiamma che non possiamo parlare perché è super spoiler. Ho Magari. finita quella fiamma perché sì, vabbè, si capisce dove va a parare, però non finisce così, aperto. Aperto, sì. Cioè, beh, ma aperto che ci saranno cose nei prossimi episodi. Sì, forse. Nettamente, sì, Ci può nettamente. stare. DLC Più DLC o. che seguito, secondo DLC è potente però come cosa, eh. Però devo dirti che nel complesso, secondo me, è meglio di gran parte dei film Marvel. Cioè, l'ho trovato proprio Io l'ho ben. detto, è una delle cose più fighe di Spider-Man degli ultimi anni. Dopo Into the Spider-Verse, il film d'animazione, dopo quello, secondo me, c'è questo Spider-Man. A me è piaciuto un sacco. Poi sono Beh, altri sì, fan anche di. Bello perché non si perde neanche troppo in pipponi, secondo me. C'è un proprio. po' sul finale, però guarda che è molto ritmato. Tutto le robe secondarie sono di quasi tutte di combattere, cioè, secondo me ci sta dentro proprio. No, no, sì, comunque mi è piaciuto assai. Sapevo che sarebbe piaciuto anche a te per come dicevi che ti piaceva di più
Miles Morales rispetto al primo Spider-Man, e questo quindi per forza ti sarebbe piaciuto di più, lo immaginavo. C'è anche chi è fan di Spider-Man, tipo Sam, Ilaria Gentili, di cui ho visto una bellissima recensione proprio in queste ore, a cui non è piaciuta la storia invece, però per motivi, per altri... Perché magari conoscono robe... Sì, per delle cose che a me non hanno dato fastidio, invece a lei sì. Poi ha fatto comunque una bellissima recensione del gioco, poi è bello avere pareri diversi, naturalmente. Io non lo conosco abbastanza bene, infatti un sacco di riferimenti me li perdo proprio. Alcune cose anche delle secondarie che sono proprio roba di fanservice, sì. Io proprio... Pensa che anch'io mi perdo vari non della trama principale, delle robe secondarie, ma vari riferimenti che ci sono... In giro per il mondo, per esempio, ci sono easter egg, citazioni, certo. Comunque. Ringraziamo Left Underscore Comeback, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 7 mesi. Finalmente riesco a vedervi live, Caraibi a te, Left Comeback, grazie per il supporto. Stiamo sperimentando vari orari per questo, la prossima sarà alle 4 di mattina. Esattamente. Tipo i DGA probabilmente. Dove fai DGA? Eh no, qua facciamo, Vito, dai, lo stiamo annunciando. Sei tu che c'hai impegni, che sai cose, che te ne vai, no. Allora, se non ci sono impegni proprio improrogabili, se non ci sono, però facciamo che lo facciamo qua. Facciamo proprio la notte dei TGA, tanto mica tu volevi stare sveglio, Vito. No, i TGA li guardo. Cioè mica volevi dormire, Bene, dai, quindi TGA, che non è, che non è neanche tramoltissimo, no? È festa del videogioco. Poi è una rottura di cazzo, cioè ormai le aspettative... È la roba numero uno dell'anno adesso, secondo te? No. No, è sempre è il Summer Game Fest, però. Ah no, l'evento Xbox del 2024, secondo me, sarà. Ma anche l'anno scorso, però. Comunque sì, ma quello dell'anno prossimo cosa sarà? L'inferno. Quando fra 20 anni lo andremo a rivedere in retroconferenze, o come si chiamerà quando avremo deciso il titolo, ma cosa sarà l'evento il Xbox del 2024? Magari nel mercato saremo costretti a giocare solo roba free to play mobile del cazzo, ma vi ricordate che però quella era l'ultima cosa bella, ma è colpa di questo momento che ci ha portato. Vito Iwara c'aveva dubbi, qualora no, cazzo, è colpa anche tua che non hai mostrato perché avremmo potuto fermarla questa cosa, capito? Avremmo potuto fermarla. Ho miei dubbi, però sì, potevamo stare dalla parte giusta del male. Allora, vedo Waxy Blizzard in difficoltà con il T9, ma non ti preoccupare, Waxy Blizzard, è tutto a posto. Allora, Vito, vogliamo cominciare? Poi dopo, se c'è voglia di chiacchierare, ma intanto durante anche, perché sta roba... Tu ce l'hai, sì, la link, cosa? Ti passo il link? No, te lo passo io, te lo passo io, te lo passo io. Eccolo qua. Allora, però io devo mettermi Twitch qua. Sì, allora, preparati tutto, metti a 0.00 in pausa e poi andiamo... mentre fai questo faccio partire un po' di sigla, va? Sigla. Buonanotte Mr. Wano, buonanotte Mr. Wano, buonanotte Mr. Wano, Wano. Buonanotte Mr. Wano, buonanotte Mr. Wano, buonanotte Mr. Wano. Caraibi gente, bentornate, bentornati sul canale Twitch di Walone, ma soprattutto bentornati in un nuovo episodio di Titolo Provvisorio Retroconferenze con Vito Iuvara. Caraibi Vito, Caraibi. Allora, stasera andremo a guardare la Nintendo All Access Presentation, non so perché si chiamasse così, delle 3 2012, ed è il momento, lo deduco dall'anno, in cui si parla di Wii U, perché alla fine del 2012 quello. Esce Wii U e quindi c'è la presentazione di Wii U, quindi andremo a commentare questo grande insuccesso imprevisto di Nintendo nel momento migliore di Nintendo, no? Beh, dopo Wii. Esatto. Era stata una console strana perché aveva avuto il successo di Switch nella prima parte, ma era andata incalando, e sulla ratio dei giochi, l'attack ratio in realtà non era mai stata incredibile, cioè aveva venduto la roba sua ma la gente non ci aveva comprato. Certo. Quindi era una console non Switch, per quanti numeri si avvicinano, ma non era Switch che ha venduto. No, Switch è un successo
normale, sano, come dire. Beh, no, più normale, sano era del suo pubblico. Wii metteva le basi per un Wii U. Switch no. Cioè, se Switch 2 va male è strano. Mentre Wii era andato a prendere proprio un'altra fetta di pubblico. Era stata una roba molto di chiacchiericcio e quindi... Io, per esempio, ho sbagliato Switch, ma Wii U l'avevo vista che... Attenzione, Switch 2 è strano se va male, se è Switch 2... immaginandocela in continuità, ma se cambiano all'improvviso e mettono delle robe che non è più il giocatore, quello che c'ha Switch potrebbe dire ok, vado a comprare la console. Alla fine è quel tipo di utente, non credo che vada a fare sempre che sia la stessa roba, però che tu mi una console a forma di racchetta, no no, però oggi per esempio veniva fuori in chat, ne parlavamo ed c'era la cosa di no, ma sarà perlomeno sarà una console ibrida per forza. Console... Metti che invece cambiano idea e abbandonano o il portatile o il fisso. Comunque può far impazzire qualcuno. Che non la facciano perché hanno proprio cambiato lo sviluppo. I team si sono proprio ridivisi. Esatto, è quello che si diceva oggi. Un po' tutti erano d'accordo. Quello è impossibile. Possono fare la console a forma di racchettone, però quella secondo me è assolutamente nelle loro corde. La follia vera ci sta. Allora, comunque, Walone, sì. Ti leggo il calendario della Lazio perché adesso dovremo andare sempre a dopo la partita. Visto che mi sento di oggi. Ah, ecco, quindi ci dobbiamo organizzare. La prossima è venerdì. Venerdì, però, c'ho gente a casa, quindi verso le 2 di mattina. Vedi tu. Vabbè, per me va bene. Cioè, venerdì alle 2 la live. Guarda, che sei tu, che se la vuoi fare davvero, facciamola davvero. Il venerdì non sarebbe neanche un problema. Però. Vedi, Silverbrain pure si preoccupa a quest'ora, ma Vito domani fa sega al lavoro? Eh no, signori, però... io non voglio rinunciare a voi una volta a settimana, e quindi c'era la Lazio e ho detto io facciamolo dopo Lazio Fiorentina, perché questa community meravigliosa... No, ma sono scesi un botto gli abbonamenti. Pezzi di fango! No, ma stiamo scherzando! Ma te l'avevo detto, perché ci sono stati un sacco di regali, di abbonamenti regalati. In realtà questo è un numero comunque bello. È buonino, però è calato. È calato. Ma si rifarà questa meravigliosa comunque, community. Per questa, per la splendida community che era arrivata a 4,50, ci stava a fare anche la mezzanotte. Plot perdono, twist, ragazzi, dice Exploding Kitten, si stanno abbonando tutti a Farenz all'improvviso, così. È perché, capita, può capitare. È quello un po'... Farenz non farebbe mai una live a quest'ora per voi, ragazzi. Ecco, diciamo. Anche perché lui si sveglia alle 4, fa le live alle 4 e qui va a camminare per Cremona. Diciamolo. Va bene, allora Vito, tanto come continueremo a parlare di queste robe, no? Cioè, non è che... quindi questo format, però potevi dargli il titolo, Walone. Ne avevi due belli. È vero, ma non abbiamo ancora deciso tra quei due. A me quello non mio piace un sacco. Che non è L'E3. Non è L'E3, è proprio perfetto. Non è L'E3. Era bello. Riporta, non è la Rai. Non è la Rai, però anche un po'... È vero che anche non è per forza L'E3, perché guardiamo anche altre cose. Ma poi non è L'E3 adesso. Non è L'E3, non c'è più, esattamente. Ma no, è molto bello. Ma anche adesso, oggi, non stiamo facendo L'E3. Oggi, anche se fosse una conferenza dell'E3. Poi non è L'E3 in questo momento. È tutto. Può significare... Vabbè, facciamo una cosa. Lo mettiamo adesso, dai. Adesso. Ci sta. Adesso. Non è L'E3. Non è L'E3. Ma l'ha fatta per noi, ho detto l'ho fatta. Quindi, nuovo episodio di Non è L'E3. Ecco qua, cambiato il titolo già adesso. Devo ricordarmi di farlo anche quando caricherò il video dall'altra parte, e soprattutto la settimana prossima, o quando sarà. Però, insomma, un primo passo è stato fatto. Non è L'E3. Non mi ricordo neanche più chi l'aveva proposto. Però era bello. Poi ce ne sono stati tanti belli. L'E3 laggato, quello che aveva detto Vito pure. E3 pareva, pure era divertente. Quello di Bosca pure era bello. Come l'aveva chiamato Bosca? No, era di Bosca e brutto a prescindere. Ah, ok. Per questo motivo, però, l'ha rubata qualcuno che aveva detto qualcosa di bello, secondo me, ma non me lo ricordo più. Di Bosca non lo voglio prendere in considerazione. Va bene, allora, comunque Vito, dai, facciamo il punto. Sei pronto? Allora, io il volume lo metto basso comunque. Allora, specifichiamo prima il regolamento, se no me lo fai fare due volte. 3, 2, 1, via, si schiaccia. No, cioè, però, 3, 2, 1, via. Al via già stai pure schiacciando, ok? Esatto. Allora, siamo pronti?
3, 2, 1, via! Ecco qua. Allora, si parte con questo, non so se mai se è una sigla di chi fa sti video o questa è proprio roba Nintendo. No, questa è Nintendo, secondo me. Questa è proprio roba Nintendo. Nintendo Lux, non lo so, non lo so, c'ha pure la faccia un po' di DVD IGN, quella roba là. Secondo me l'All Access era esattamente come chiamavano sta roba delle tre. E però loro facevano sta cosa così, facevano vedere pure sta Miyamoto nel camerino. Sì, i primi erano pazzi completamente. Con i Pikmin nelle scarpe. Questa è Pikmin 3. Comunque si vede benissimo. Cioè rispetto ad altre cose che abbiamo visto di recente, si vede benissimo. Nintendo scopre la risoluzione prima nei video che nelle console. Sì, esattamente. C'è un problema, non abbiamo i sottotitoli. Qui vabbè, ma tanto non ci serve, dai, tanto noi parliamo, cioè abbiamo un po' in sottofondo sta roba qua, ricordiamo noi quel momento. Allora, secondo te in quel momento là, adesso qua stava per essere presentata una nuova console. Sinceramente io non mi ricordo se si era già visto qualcosa o se qua veniva fuori tutto per la prima volta. Non me lo ricordo, lo capiremo un po' dalla conferenza. Ma secondo te qualcuno si aspettava il flop, se lo vogliamo chiamare così, di Wii U? Impossibile in questo momento. Ma no, io l'avevo previsto però. Ho fallito su Switch, ma per tutto il tempo che tu lo fai detto... sempre con Nintendo, ho capito. Lo faccio con tutti, ovviamente. Stai sempre a parlare, le cose le dici. Poi se uno vuole fare il fenomeno, no, lo fai sempre con Nintendo di prevedere la roba brutta. Ah, no, no. Ah, dico prevedere sempre brutto. No, brutto no. Flop così no. Però avevo capito che Wii non era andato incontro al suo pubblico e quindi c'era la possibilità di che non poteva creato okay, le basi okay, per un Wii. Okay, ok. Do you see any around you? Ah, perché vedi c'era i Pikmin in realtà aumentata addosso alla gente. Quella è Chiara Vanelli adesso, chiaramente. che tra l'altro è magari era qui, cioè anzi è nettamente no, perché non ha, no, potrebbe non esserci, perché il 2012 era troppo presto per IGN Italia. Ah, era a metà. E quindi è tardi per cose precedenti, quindi no, secondo me non c'era Mattia qua. Io non c'ero a queste tre sicure. Dall'anno dopo siamo tornati in pianta stabile. Però magari c'è andato per qualche altra roba, no? Per esempio sono andato quando non ero da nessuna parte, sono andato con Next Game, con Soletto e gli altri a una colonia Gamescom così, cioè a sfizio. Andiamo? Sì. Bruciamo gli ultimi denari proprio. No, in realtà era c'era spazio e posto per portarmi e vabbè, andiamo. No, qui già si è visto Wii U, quindi no. Sì, no, quindi già è stato presentato e qua si approfondisce, quindi non era il reveal. Perché Nintendo fa stare da un po', fa sta cosa di presentare le cose un po'... Vabbè, adesso lo fanno un po' tutti, di non presentare per forza alle tre le cose. Perché io sento due Audi? Posso essere che risento da te, no? This is Wii U. Sì, ma non è possibile. No, non te lo mando io a te. No, è semplicemente Miyamoto e la traduzione, esattamente. Il monitor è proprio brutto. Sta spiegando il... Tu l'hai data via questa console, non ce l'hai più. Quello. Io non l'ho mai avuto. Ho avuto un po' a casa quella di IGN Italia, questa non ho mai avuta mia. Ho avuto per quasi tutta la generazione un doppione di IGN Italia. Perché odi Nintendo? No, ma non odio Nintendo, però sta console obiettivamente a parte Bayonetta... Ah, ci ho giocato Breath of the Wild, pensa. Ci ho giocato Breath of the Wild. Perché non avevo ancora Switch, avevo questa e l'ho giocato su e questa. E l'hai finito Breath of the Wild? Finito su Wii U. Finito su Wii U. Una gioia. Che però il gioco per cui mi interessava invece era Bayonetta 2. Ah, okay. Ho giocato Bayonetta 2 quando è uscito. Ci sta. Cosa clamorosa. No, Mario Wonder secondo me ti piacerebbe. Che Mario veramente... Wonder. Poi ne parliamo. Ah sì, certo, immagino perché di sì. Pazzo, pazzo. Pikmin 3 veniva annunciato qua. Per Pikmin 3,
Beh, dai, Pikmin. Però non se lo compra nessuno, qualora. Vabbè, ma quelli che stanno là invece, figurati, dai, quelli che stanno là impazziscono. Eh sì, è perciò sono entusiasti. Altro gioco, fantastico. Perciò non vedo. Esattamente, quelli che lo comprerebbero lo devono recensire. E perché stavo dicendo di forse il miglior capitolo della saga, il 3. Pikmin 3, okay. Anche il 4, tu li hai giocati tutti, sì. Ti piace un sacco Pikmin, il giusto, mi piace, mi diverto, non sono a fare il 100%. È una veloce classifica che poi potrai rivedere delle saghe Nintendo, velocissima, però proprio, cioè istintiva, e poi dopo la rivedi con calma nei prossimi momenti. Zelda, Mario, però mi deve venire proprio in mente Zelda, Mario, Mario 3D o Mario 3D, li puoi separati? Vai, se vuoi separare, sì. Allora, Mario 3D, Zelda. Mario 3D al primo posto. Sì. Sì, è roba, mi fa impazzito. Forse Pikmin davanti a Mario 2D, se escludo Wonder, che invece è una roba fuori di testa. Wonder è molto importante, allora. Sì, però è quasi non un platform 2D, quindi sarà per quello. E poi basta, cioè, che cosa c'è di loro fantastico? Ci metto WarioWare, mi è piaciuto un sacco, però oggi è minore. Splatoon? Bella domanda. Splatoon? No, dietro qui. Metroid? No, Metroid davanti, cazzo. Metroid davanti a Pikmin. Altro? Tra l'altro con Metroid Dread, no, non Metroid Dread, la remaster di Metroid è il tuo gioco preferito in assoluto. Di Metroid, no, preferito dell'anno no, però si è preso 10, cioè, non sapevo proprio che dire. Anche quello, per esempio, sarebbe bello giocare, forse. Eh? Anche quello sarebbe bello giocare, magari. Bellissimo, meraviglioso. Però ti puoi perdere. Comunque, con Switch 2, facciamo così: con Switch 2 recupero tutta sta roba. Non la recupererai mai. Sarei lì a rigiocare un Souls-like di minchia di seconda categoria, brutto, perché vuoi fare quello. Dai. Una roba tipo, come si chiamava il Souls, quello del futuro, orribile, anche The Surge, no, terribile, dai, no, non ci gioco qui. No. Il primo l'ho recensito, il 2 per esempio, che non dovevo recensirlo, l'ho abbandonato perché non ce l'ho fatta. Ma penso per esempio che, da come se ne parla, non penso che giocherò Lords of the Fallen, per dire. Perché... parla molto bene però da queste parti. Pareri discordanti. Pareri discordanti, però ho visto un po' di robe anche approfondite. Sono varie cose pazze per me. Allora, Xenoblade, scusami, Antibia dice che è Nintendo. Io non so neanche di chi sia l'IP. Però lo fa Monolith, che non è Nintendo. Sarà un second party. No, però l'IP è di proprietà di Nintendo. Però vabbè, non ce l'avrei neanch'io. Ci metterei anche, neanch'io ce lo metterei. Cioè, nel senso, intendevo più proprio la roba di Nintendo fatta in casa Nintendo. Comunque ne ho giocati tre, me ne è piaciuto alla morte uno solo, non è mai la serie della mia vita. Mi è piaciuto il primo su Wii da morire a me. Se oggi gioco ancora ai JRPG è perché per caso sono capitato davanti a quello, che li avevo già mollati. Sei contento di questo spazio a Pikmin 3? Molto dettagliato quello. Sì, 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 assolutamente, bellissimo. Tanto ci permette proprio di chiacchierare tranquillissimamente. Ma tu invece che ne pensi? Cioè, nella valutazione di questa vecchia cosa, secondo me questo era un momento d'oro però per Nintendo, eh? Cioè, non c'era nessun... cioè, era proprio fantastico. Presentiamo questo, ma sì. Ed era ancora un po' anche... alla fine siamo nel discorso dei videogiochi. Forse anche un po' più di oggi. Oggi... intanto qua c'era un palco, qualone. Dopo loro hanno mollato sta cosa. Cioè, qua ci sono andati a Los Angeles. Sì. Loro dopo hanno fatto lo show floor. E poi facevano il direct. Qua non era ancora nato il direct. No, stavo facendo caso adesso. No, comunque... questa vecchia forma, se ti devo dire spettacolo, è chiaro che Pikmin è un gioco comunque qui si aspettava da tanto, eh. Forse più che tra Pikmin 3 e Pikmin 4, non ricordo. Dipende. Comunque, senti, comunque Monolith sono Nintendo, quindi lo devi mettere nella classifica. Che ha fatto mia moto? Ha lanciato il Pikmin alla folla? No, ce l'ha ancora in mano.
No, non glielo dà mai, te lo vai a comprare cioè, nel Nintendo Shop, che cazzo dice? Perché dovrebbe regalartelo? Allora hai ragione, Antibia però è dietro. I feel just like a purple Pikmin. Si sente anche lui un Pikmin. Mi sento come un Pikmin viola. Sì. Ah, perché è quello grosso. And a hello and welcome to all of you here today at the Nokia Theater. Lui era un bel personaggio da sì, lui era... Che poi, se non ho capito male, era uno che faceva marketing e robe così e che hanno scoperto per caso che era figo a parlare sul palco e quindi ha guadagnato pian piano questo spazio molto importante, tra l'altro. E poi anche, secondo me, sì. Si è fatto un po' di GameStop di recente, adesso già abbandonato. And even then, that's only a small part of the range of Wii U and Nintendo 3DS titles playable here in LA this week. Qui c'erano le due console, tra sì, esatto. Dovevano spiegare come si mettevano insieme. The hardware console and how the integrated second screen on the new controller manufactures new experience. Non mi ricordo proprio dove presentarono questa console. È una roba, ma già Wii fu presentato in un fatto extra E3, tipo video pubblicato, capito? Così. Improvvisamente. Sì. Sai che hanno tolto quello di Switch? Stavo leggendo una notizia l'altro giorno. Nintendo ha tolto, forse per problemi di copyright, di musica, così, che mi sembra una follia però a me. Sì. Cioè, perché tu metti un video, paghi i diritti sulla musica per quanti anni ci sta sopra? Possibile. Questo è ovviamente rientra nei rumor, perché adesso stanno per presentare la nuova console. Secondo me è più per la questione dei diritti, che sì, però fanno che cazzo togli infatti quello vecchio, scusa, per presentare la nuova, non c'è bisogno. Magari ne fai un altro uguale identico, lo riusi per Switch 2 e è questa, ragazzi, guarda, eccola. Questa è Switch 2, giuro, guarda, compratela. Ma guarda che è uguale a come, a cosa, eh? Che non c'è nessun non video, c'è. Eh? Ma è davvero retrocompatibile? Sì, cazzo, ci gira tutta la roba di Switch. Tutta la roba di Switch. Solo dovete ricomprarla. Esattamente. Senti, non farà arrabbiare Manforte però, parlando di Nintendo, eh? Che si arrabbia, no, perché cioè... qui c'hai proprio, siamo due fratelli, anch'io sono Nintendo. No, non sai niente di Nintendo, quindi non ne parlare, lui ti consiglia di non parlare. L'ha già detto? Sì, è così, quindi... non l'ha cancellata, a differenza di Nintendo, non l'ha cancellata. Ma mi hai ferito, Manforte. Ma quale Nintendaro, dici? Basta. Oh, c'è Jay Shodan, malone. Manco saluti Jay Shodan. No, non l'ho visto. Jay Shodan, Caraibi, come? Certo che saluti. Pensa oggi, dobbiamo rinvitarlo a farci una chiacchierata. Veramente? Ma va. Ma l'abbiamo già fatto, non ho ancora cancellato il video vecchio. Jay Shodan 2. Certo che invitiamo Jay Shodan a fare una chiacchiera. Facciamo una cosa, un fatto sfizioso. Invitiamo Jay Shodan a parlare di tutto fuorché di VR. Che ne pensi? È bella come cosa. Però già quando c'è stato una volta abbiamo parlato di una roba. Lo facciamo sempre alla fine di parlare di tutto perché è bellissimo comunque. Un uomo completo. Però è bello proprio come regolamento, così. Io voglio anche un'altra postilla, non devi passare il tempo a insultare Vito Iwara. Vado ospite da loro e sta tutto il tempo a urlarmi contro. A urlarmi contro. Non funziona, non funziona. Molesti. Non funziona. Meno male che c'è Alessandro. It demonstrates how Wii U can not only open up new forms of gaming. But also act as a stavo dicendo un'altra cosa dalla... PlayStation Portal 10 anni fa effettivamente è molto simile al progetto Portal. No, chi è Wii U? No, è questa integrato, c'è anche la no, questo è integrato, cioè nel senso che anche nel mentre giochi sul televisore, nell'idea originale di Wii U c'era di usare pure lo schermo per fare delle cose. Anche nello stesso gioco. Che era figa come idea. È solo come idea.
Però in uno Zelda, secondo me, l'inventario cosa. Nel monitor poteva funzionare da Dio. No, ragazzi, non è vero, non funziona mai sta roba. La mappa sullo schermino, sta roba, questa idea qua è tutta sbagliata, secondo me. Non sono mai d'accordo. Ma, non, ma lo, cioè, allora, primo gioco recensito era quello al lancio di Ubi, Zombie U. Che però faceva un'altra cosa, era fare la... Cioè, aveva l'inventario nel coso, eh. Cioè, era proprio quello. Ed era sai dove era merda. Allora, non essendo tu un Nintendaro a differenza mia di io ho usato un sacco il Game Boy Advance asincrono su GameCube che faceva sta roba col cavo, c'erano dei giochi in cui tu usavi il Game Boy per fare lo schermo del Wii U, secondo me da là ma l'hai fatto tre volte per vedere, sì. Dai, non è l'ho che fatto ci con giocavi con alcuni giochi ma per sfizio, certo, per sfizio quando è così un po' facoltativo, ma ah pure la penna c'aveva, cazzo, me l'avevo scordato. Ma era inclusa? Sì, si agganciava dietro. Si metteva, mai usata? No, serviva su alcune cose. Veramente, credo di non averla mai tirata fuori. Se era di default, non me la ricordo proprio. Vabbè, perché tu non sei Nintendaro, quello. No, per niente. Comunque per me l'impugnatura non era terribile, no, no, neanche secondo me, però era completamente, cioè, perché sì, esatto, che perché dovrei avere un controller utilizzabile con al centro uno schermo quando ne posso avere uno normale anche figo, però questo poi si consumava in mezz'ora la batteria di sto coso, mi ricordo, no, io non ho avuto problemi. Solo che Zombie U a me si è buggato 18 volte. Ho amato la Wii U, dice Coach Deep. Proprio amato, capito? Ho amato i giochi che c'erano su Wii U io. Non posso mai dire di aver amato questa console. Non c'è stato niente di veramente figo. Anche se volevi usare il monitor, eccetera, non c'è mai stato niente di fighissimo. Però i giochi, secondo me, la libreria di Wii U era figo. E infatti è tornata quasi tutta su Switch. Manca un Paper Mario. Comunque posso dire peste e corna della console, dice Antibia, ma Wii U mi ha fatto innamorare di Nintendo. Per i giochi però, no? Per i giochi, come dice Vito Iuvara. Per i giochi, non per la console, dai. Quando scopri Nintendo è un altro mondo. Poi c'è il livello, Vito Iuvara si innamora con GameCube, tu con Wii U, quindi... Però... Vabbè, ma questo è un livello di generazioni, non di... Jay Shodan era tutto figo su Wii U, sei scandaloso. No, la console era... No, la console non era... Vabbè, Jay Shodan, se no si capisce veramente perché ti piace la roba VR. Cioè, gli accrocchi, quindi. Amore per gli accrocchi, questo. Che oppure ti piacciono gli sconfitti. Il contrario di quello che... No, è gli accrocchi... Saresti un grande tifoso della Lazio. Gli accrocchi sconfitti. Questa era la novità, o no? C'era già... Forse c'era già su 3DS. Questo? La cosa di scrivere, fare i disegni. C'era già su DS, no? Neanche su DS e... Hai mai fatto un disegno tu, Valore? No. Non ho mai, avuto DS. La mia c'era forte, l'ultima console portatile è il Game Boy Advance SP. L'ho avuto sia normale sia SP. Basta. Però è grave. Ultima console portatile di Nintendo. No, il DS proprio non mi piaceva per niente. Cioè, proprio ero contro il mondo in quel momento. Cioè, dicevo, ma perché avete fatto... Cioè, perché ha avuto successo sta roba? Perché avete ucciso PSP? Bastardi! No, ma non me ne fregava niente neanche di... Poteva morire anche PSP, ma DS in particolare. C'è Shodan, però, con tutto il rispetto, perché io l'ho fatta fallire? Io l'ho comprata, cazzo. Qui, Valone l'avrà fatta fallire, non io. Io day one, No, vai, Wii U no, dai ragazzi, no. Wii U è giusto che... No, doveva fallire Wii, non ci siamo riusciti, non so cosa è andato storto, ma con Wii U perlomeno le cose hanno funzionato, dai. Io adesso Switch, odiato... io invece Switch sono d'accordo che abbia più successo. Ho odiato più il Wii U, nettamente, certo. La deriva dei controller motion proprio per me. Certo, era peggio Wii, certo, infatti doveva fallire Wii, il mondo non ha capito questa cosa e in modo laggato ha fatto fallire Wii U, che però comunque era me è giusto portarsela nel ciclone del fallimento. Winterpaco dice che a Luna c'è l'evento Apple. Comunque a livello di show abbastanza male per il momento, dai,
ritmo, reggi. Perché parlano troppo, però, però in realtà secondo me neanche malissimo. Parlano troppo. Beh, però, veramente troppo. Oggi è un'altra roba, ci vediamo video su video di giochi, è diverso, meglio di PS3 del 2005, però. Te lo ricordo, l'abbiamo rivista quella. Era due ore, secondo me ci sta pure un po' di annacquamento. Attenzione, Super Mario Bros. U. Questo è arrivato su Switch. Vediamo quanti ne sono arrivati su Switch. Pikmin 3, Switch, New Super Mario U, Switch. Adesso okay, due su perfetto, due. Vediamo. Sì, ma tutti sarà 100%, penso. No? Ma c'è qualcosa che Mario non è arrivato, che io ricordi. Forse un porting di Wind Waker. Ah, sono contento perché Manforte sta soffrendo a guardarci. No, vedere sta questa soffrendo, Manforte ogni cosa sta che dici fa la battuta per farti battere. Devi ignorare Manforte. Te lo dico proprio come per questo lo posso pure bannare direttamente, così non la vedo neanche la battuta. Però secondo me se lo però banni lui, però invece secondo me lui ce l'ha veramente l'amore per no, Nintendo. No, non ce l'ha, non ce l'ha. Veramente dici che è proprio un troll nella vita così e basta. Che roba triste. Ma neanche grandissimo. Glielo lasciamo l'amore per Nintendo. Secondo me è trollino proprio così, tra l'altro, perché non trollino ha capito che tu non gli dai spago, però non c'ha un cazzo di meglio da fare, lo fa e guarda. Quindi fa la cosa, vabbè, giustamente. Vabbè, allora, molto critici gli appassionati Nintendo sull'estetica di New Super Mario in generale, di questa serie qua. Io devo dire che non l'ha mai trovata eccezionale, però neanche brutta. A me sembra bellissimo. Qual è il problema dell'estetica? Che è sempre il solito fatto che non è in pixel art, no? Cioè non no, no, non hanno mai gradito alcune cose, alcune scelte stilistiche. Anche alcune cose un po' brutte. Tipo qua non è bello, secondo me, lo scenario. Mm. Però non l'ho mai trovato brutto. Wonder, ovviamente, lo ammazza. Ah, è più bello. Oh, bello sto livello, cazzo. Ma non me lo ricordo il gioco. Questo è bellissimo. No, no, a livello estetico Wonder è una roba fuori di testa, ma te lo devi giocare per capire che cosa fa sto gioco. È una roba va bene, ci provo. Sì, tanto non devi neanche giocare quello, cioè mediamente non si gioca quindi. Veramente? Molto. Ci sono le robe di gameplay, ma sono molto poche. Però se vuoi fare il 100% devi fare le cose per bene. Sì, ma tu non devi fare, cioè non serve il 100% per godersi. Perché non ci sono gli obiettivi, hai ragione. No, ma in generale non serve. Anche perché diventa, secondo me, un po' fastidioso se vuoi farlo. Io mi ci proverò. Oh, player inside, vedi, Wonder è devastante, si prende anche meno sul serio dei precedenti Mario. E ringraziamo Lelle _ Game che sottoscrive un abbonamento con Prime, proprio adesso. Lelle Game, grazie. Bravo, grazie Lelle. Per questo primo è vero che abbonamento, si prende benvenuto. Zero sul serio, si prende anche in giro tutto il tempo. Questo non è uscito su, non c'è stata la conversione. Ma qual era questo? Questo era un gioco di Batman solo per Wii U? No, credo sia... Vedo Arkham Arbor Edition, è uno degli Arkham? Sì, nettamente. Portato su Wii U, sì, non è uscito su Switch. Non sono usciti su Switch Batman Arkham? È uscita da poco su Switch, dice Antibia, vedi? Quindi ah, anche questo, quindi siamo ancora al 100%. No, sono sui platform, sono proprio una pippa più che casualone. Raiden, quindi non so se ce la faccio, ci proverò, però l'ho lasciato là per provarci. Però non li finisco al 100%, assolutamente. Non capivo il tuo messaggio, no, sul platform 2D sono più scarso che altre cose. Infatti, con questo che tutti dicono è facile, io... Ah, coso! No, Warner Bros. Che c'è? Che c'è, Vito? Perché pensavo fosse Rayman questo? Per Wii U, che era esclusiva. Però è Warner Bros. Batman Arkham City in a new special way. Well, it's fantastic. It's great. Si poteva giocare Arkham City in un modo speciale. Quale sarebbe il modo speciale? Lui ha una giacca lunghissima, Wallone. And we are thrilled with its critical and commercial success. Today, we are unveiling Batman Arkham City Armored Edition, a must-have unique experience on the Wii U. It is my pleasure to introduce... Voglio capire cosa fa con Wii U di speciale. Gesciona dice, avevi controlli su pad per le analisi e gadget.
Mamma mia. Vabbè, ci stava, era la feature della raga, cioè basta, non è vero, era brutta questa cosa di usare l'idea il coso. No, ma l'idea nella fantasia, cioè è folle che poi lo vera. Ma scusa, tu hai giocato a Guarda qua, no? Guarda qua, ma tu fai quello mentre giochi con le mani così, ti giri intorno. No, questa è una stupidaggine, però tu la mappa in Spider-Man, quante volte hai dovuto interrompere per guardare la mappa? Se ce l'hai là, boom, c'ho l'occhio, ci vado. Vado. No, va che peggio. Ma no, va, è troppo meglio aprire la mappa su tutto lo schermo invece, e guardare invece bene. Devi fermarti, devi fare la roba, invece là puoi farlo in automatico, sarebbe stato figo. In Zelda tu switchi un sacco gli item, no? Gli oggetti che usi nei vecchi Zelda. Beh. Aveva super senso avere sta ruota e schiacciavi e cambiava l'oggetto. No, per me non funziona proprio mai questa cosa. Thank you Martin and thanks to Sefton for the introduction. Hi everyone. Sei super deludente quello. No, guarda che anche a Player Inside non piace, la roba sul paddone. È Juventino Player Inside, c'ha già i suoi problemi, lascialo in fare. A new feature exclusive to the Wii U version is the BAT mode. During combat, Batman's all new armored suit. Guarda che bella che è sta roba, dai. No, poi mediamente era inutile, sono d'accordo. No, ma anche scomodo, dai. Vabbè, però in compenso c'aveva la grafica figa. Ma che bastardo! L'edizione nel 2012, finalmente quella bella. Allora, in realtà con Wii U, se prendi i giochi della generazione precedente, giravano anche bene. Ma questo, scusatemi però, arriviamo a caldunque. È che Batman è uno a parte? No, è Arkham City. È il 2 della trilogia di Rocksteady. Hai certo di questa cosa? Eh sì, Arkham City Armored Edition. Even the odds by strategically placing explosive gel throughout the corridor walls. Che altro ha messo sulle pallissime di... dover guardare due schermi, prendi Kirby per Wii U, alla fine lo giocavo solo sul paddone, non mi ricordo Kirby. Però sai che invece il 3DS, no, il DS, delle idee super fighe con due schermi ce le ha avute. Penso a Yoshi Touch e Pac-Piz. Che era proprio figa l'idea. Ma sì, ma lì hai tutto in mano, Vito, è un'altra cosa. Cioè, invece lo schermo nelle mani e il televisore davanti, secondo me, non funziona mai nella vita allo stesso modo. Invece per me funziona nell'ottica di c'ho una roba più facile invece che aprire la Start. Cioè, non lo devi guardare, non lo devi usare invece che schiacciare Start. Guarda che io e Player Inside diciamo la stessa roba, Sei sicuro che è Juventino? Secondo me no. Perché vedi che c'è scritto contemporaneamente, diciamo proprio la stessa cosa. No, ma sono anche d'accordo. Però secondo me questo nuovo utente della mappa è un rallentamento brutto. Pensa anche a Fallout, quanto è noiosa quella roba. Allora, intanto c'hai le bussole su schermo nel frattempo e la mappa la apri per andare a capire un po' meglio una cosa ogni tanto. Anche Starfield. Passo un sacco di tempo a fare stupidaggini. Sì, ma non te lo guardi, non è più comodo guardartelo nelle mani comunque. Le scarpe non si notano di questo tizio. Vedi Forza Napoli, c'è in chat Player Inside. Secondo me non sai chi è Player Inside, non lo conosci. C'è Forza Napoli. Non dimentichiamoci che con Wii U Nintendo provò a far uscire anche giochi terze parti, cosa poi persa di nuovo con Switch, dice GM. Che vuol dire provò a far uscire anche giochi terze parti? Con Switch gli è riuscita, cazzo, hanno portato tutto. Switch è diventata la console. No, però Wii U nel senso magari giochi terze parti nuovi. Cioè roba... solo esclusive. No, anche a quello, ma poi soprattutto del momento, non tipo... ok, in quel senso. Immagino, no? Beh, Switch ci ha provato solo per problemi di hardware con lo streaming. Village, in Giappone, era uscito così. Questa serie è un po' sparita, Ho giocato Storyteller di recente, che è più o meno dall'idea questa che devi improvvisare, ma era proprio chiuso. Questo in teoria Scribblenauts era molto più aperto. Qua però comunque lo stile delle pubblicità Wii, che è arrivato un po' anche a Switch. Se vogliamo, sì, ma era già partito da Wii questa era roba. Era Wii, sì. Wii era tutto però incentrato sulle vecchie, che sono un po' sparite col tempo.
Poi è diventata la famiglia interrazziale. Su qui c'erano le vecchie proprio. C'era il sacco. È vero, qui era proprio. Ma dovete comprare anche voi in pensionati, ragazzi. Giocate a Bullying. Più grande fallimento della mia vita. Non sono riuscito a far giocare a Wii Bullying mio padre. Non ce l'ha fatta. Cioè, sono stati un'ora e mezza a fargli provare il pulsante. Glielo lasciavo. Niente. Non c'è stato verso. Comunque Wii U avrebbero potuto sfruttare, secondo me, negli anni di Wii U avrebbero potuto fare una console potente, perché Wii U comunque tutto sommato al day one era meglio di Wii, e meglio di Wii nel suo periodo, e anche meglio di Switch nel suo periodo. Però Switch è portatile, ovviamente, no, quindi tu non metti qua. Sì. Wii è uscita che... In proporzione, dici tu. Sì, sì. Wii U era vecchia in proporzione. Era vecchia, ma non perdeva con le console che ancora erano attuali in quel... per pochissimo. Però ancora erano attuali. Per un anno è stata tipo la console più potente. Ah, dici quelle che poi sono arrivate dopo. Sì. Okay. Per un anno è stata la console più potente. Quando è uscito Switch già non c'è, cioè, niente, cioè, mai fa, non sì, ce la faceva, sì, sì, con quelle che c'erano, e figurati oggi. Potevano fare, invece di concentrarsi su sta roba dello schermo, delle cose, facevano, dicevano, oh, abbiamo avuto successo con Wii, adesso comprate la nostra roba e ve la facciamo normale. Qua guarda che già Mass Effect, o me lo ricordo male io, sembra molto più brutto dell'altra versione, però. No, te lo ricordi, ma sarà, sì, sarà anche meglio probabilmente. Sì, io non me la ricordo questo Wii U che è stato top per un po', Un anno. Ma non perché non chissà che top, però usciva in 1080p, le console facevano uscire i giochi in 720p, 360 e PS3. Ah, Trine 2. Da, quasi bello qua Trine, felice. Ninja Gaiden, lascia perdere, vedo Ivara quando aveva PS4 mio padre mi chiedeva di montargli PS1 per giocare dei mezzi di un gioco del Mega Drive. No, ma lì era Wii, era pensato per loro, però questa è la cosa allucinante, quindi doveva essere molto più immediato. Non staccava il dito dalla palla, non ce l'ha fatta. Non se facevano i test su mio padre, Wii non sarebbe mai uscita. No, ragazzi, i vecchi non ce la fanno, cioè. Vabbè, però sono due cose diverse. Wii voleva prendere i vecchi che non giocavano. Invece il padre di GM è semplicemente rimasto fermo. Era appassionato da giovane ed è rimasto fermo al Mega Drive, capito? Black Hats ti dà ragione. Tutti i third Wii U erano meglio perché era più potente di 360 e PS3. Sì, no, ma per un anno ce l'ha fatta essere pure una console potente. Però tutti sapevano che stavano per arrivare PS4 e Xbox. Ciscon dice che non è vero. Invece su PS30 è uscito un certo GTA 5, su Wii U era impossibile. No, ma va, non era impossibile fare GTA 5 su Wii U. Penso che Rockstar ha smesso di stare dietro a Nintendo per questioni di pure di tipo di pubblico, eccetera, di vendite che magari non l'ha. Wii Fit l'hai comprato, Walone? Io ce l'ho ancora. Assolutamente. L'anno scorso ho provato a venderla, non c'è un mercato. Non c'è un mercato proprio, niente, collezionisti, robe, niente. No, devo dar via 15 euro, me la tengo. Cioè. Madonna, questi hanno venduto 43 milioni di Wii Fit. Però questo per esempio è un super successo, cioè che dimostra pure che non è vero che... Cioè, molti dicono... Wii U, la gente lo comprava e non comprava nient'altro, che c'era dentro Wii Sports e stavano a posto così. Però altri 43 milioni di Mario Kart credo abbia fatto il record, cioè la roba loro vendicchiava, era tutto il resto che non compravano. È la roba degli altri, certo. Ah, perché qua viene annunciato Wii Fit U. Con la ma con la stessa bilancia, secondo te? Sì, secondo me sì. Ma tu ce l'avevi? Questo, lo usavi anche su Wii U? Questa però è più piccola, secondo me, di bilancia. Quella che ho io è più grande. Guarda che comodità, cioè quello schermino là davanti ai piedi che devi guardare, è fantastico, veramente. Wii Fit, giusto, funzionava che saltavi sul pallone, no?
Però no, è un'altra bilancina. Vabbè, magari la nuova versione però poteva funzionare anche con la vecchia. Probabilmente sì. Chi lo sa? Lo sa qualcuno se lo ricorda? Qua non lo sa nessuno, perché vera mica c'è gente che aveva sta cosa. Questa pubblicità del Wii Fit su Wii U è stata la più sbagliata in assoluto, dice Player Inside. La gente l'ha percepita, uno, come un doppione che già avevano a casa, due, come un paddone accessorio da aggiungere a Wii. Potrebbe essere. What are you doing? I'm uploading my run. Per me non è mai rilevante sulle vendite sta roba, però è impossibile. Just need a few more rounds. Comunque all'inizio generi confusione, se non lo comunico. No, l'accessorio è confusione di base, secondo me. E io sono un gran fan delle periferiche e accessori, però. Ma grandissimo fan. Sai quando, quando avranno tanto successo? Quando sarà tutto in cloud. Perché lì non hai dubbi. Cioè, c'hai il cloud, lo usi come vuoi, l'abbonamento delle robe. E poi l'accessorio è più facile vendertelo. Perché funziona con la roba in cloud che usi tu come vuoi tu. Non devi avere la console. Però a quel punto dovresti avere i televisori e qui si attaccano. Vabbè, ma c'è tutto Bluetooth, tranquillo. Oppure il coso si collega via Wi-Fi ai server della roba, come faceva il controller di Stadia, per esempio. Potrebbe essere. Dito, la VR la usi ancora? In questo momento no, perché sto giocando altre 8000 cose, però sì. One person acting and everyone else watching. Wii U owners will find a different approach with Sing. It's the performance game where everyone plays. Da come si? Working title, ma è uscito poi? Qualcuno se lo ricorda? Non me lo ricordo io. For that new console. Infatti non me lo ricordavo proprio. Però era il momento, andava SingStar qua su PS3, sì. E c'era anche quello Xbox, in realtà. Io ce l'ho ancora i microfoni Xbox. Come si chiamava quello di Xbox? Sing It? Può essere? Potrebbe essere, sì. Vedi, a proposito di periferiche, c'avevo anche i Buzz. Cioè, ho avuto anche il momento Buzz in casa mia, un sacco. Però SingStar, secondo me, un po' aveva perso il suo... Nasce su PS2 SingStar, non PS3. Sì. Qui andava là... forte, però, eh. Sì? Sì, sì. PS3 è andato ancora fortissimo. So call me maybe. Sai, canzone di quegli Marca, no, anche di i testi qualche qua. Anno prima, secondo me. Tanto questo adesso è strike, terribile quello. Immagina fare una festa così cringe a casa di qualcuno. Cioè, proprio così. Ma perché invece Switch, che saranno tutti sul tetto a giocare. Però queste cose si fanno, Wallone. Sì, ma guarda quella felicità, capito? Di queste cinque persone in una casa vestite benissimo a saltare. Non c'è niente da bere, tra l'altro, in quella. A casa mia c'è stata una serata con varie coppie a giocare a quello di Balvin Central di Kinect Xbox, Wallone. Però quindi... c'era qualcosa da bere, Vito. Sì, avevamo bevuto prima. Ok, allora magari anche loro. Esatto, hanno spostato. La roba secondo me triste di Wii era che dovevi avere a casa di 80 metri. Ricordi le pubblicità che c'erano sempre degli spazi? Sì, esattamente. Abbonamento è quella roba là. Dante Horror Show, grazie, ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 37 mesi, ma gli appuntamenti con Mave sono saltati? No, saltati, sono sfumati, diciamo così. Tanto erano appuntamenti off topic, diciamo che sono diventati a periodicità randomica. Grazie Dante per il 37esimo mese, un abbraccio digitale. Ma non è Peter Moore? No, non è Peter Moore. Dai, ho visto. Qua era ancora 360 poi Peter Moore. Neanche ancora Liverpool, no? Ma prima del Liverpool va Electronic Arts per un sacco di tempo. Ah, è vero. E qua non mi ricordo se era ancora 360 o già Electronic Arts.
tra queste due cose. Ma Electronic Arts nel momento di fiutto, però, di frutto. 2D Super Mario. Sì, anche. Ci capita dentro, eh? Sì, penso di sì. Ma come New Super Mario Bros. 2? Per 3DS. Ah, 3DS, okay. Perché qua c'era poi anche il momento 3DS. Ah, il 3DS qua era un momento ancora buono. Quando muore il 3DS... 3DS era appena uscito, un anno o due anni, neanche. Ok. Quando muore, non mi ricordo se era già uscito Switch, quando ti annunciavano una roba figa su 3DS morivi dentro. Negli ultimi anni, perché proprio non ti andava più di giocare in quelle condizioni. Era proprio mortale, anche perché poi Nintendo annuncia le robe che ti piacciono, però doverle giocare così a quella risoluzione, in quel momento storico... Invece che su Switch. Vabbè, Switch è HD, non ho nessun problema a giocarci i giochi su Switch. Intanto smettila di fare il simpaticone contro Nintendo, perché vaffanculo. Non sto facendo niente contro Nintendo. No, si notava un certo... No, dai. Stiamo seguendo quello che dicevi. Oh, il Paper Mario più figo di sempre? Now Mario has always been one of the most beloved and recognized. Color Splash o c'è l'altro 3DS? No, questo è quello 3DS. Ringraziamo anche Jay Shodan che rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 23 mesi. Hai visto? Jay Shodan si avvicina al doppio platino, eh? Grande Jay Shodan. Ringraziamo Jay Shodan anche di esistere. Ah, questo è Stick e Star. A me sono piaciuti molto i due adesivi di Paper Mario. Erano molto diversi dal solito, però a me sono piaciucchiati. Tutti e due, ne sono usciti uno su Wii U. Sono usciti due Paper Mario su Wii U, a questo punto. Non me lo scordavo mai. Questo è per 3DS sempre. Sì, sì. L'hai giocato e finito, Vito? Sì, 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 tutti e due. Mi piace un sacco questa serie. Questa era classico RPG, però gli adesivi cambiavano. E in alcune cose, nella seconda parte, non mi ricordo di quale dei due episodi, diventava fantastico. Cioè, ci dovevi mettere la fantasia e risolvere gli enigmi, così. Che mediamente invece erano solo attacchi che usavi e basta. Una banana, abbastanza banale. Penso più l'altro, era quello figo. Domanda di GM, Walona. Cosa dice DM? Domanda secca. Più disastrosa Wii U o Xbox One? Nella percezione iniziale del pubblico penso sia stata peggio Xbox. Nel lungo periodo però Wii U sparì completamente. Nintendo stessa fece finta che non fosse mai esistita. Allora io credo che nonostante Wii U sia stato un insuccesso, il danno provocato da Xbox One a Microsoft è incredibile e impareggiabile. Sì, loro sono dovuti uscire dalla lotta delle console, non si sentono più neanche disposti a giocare quel campionato. No, ah, cioè sì, nel senso che adesso devono passare ai servizi. Sì, sì, assolutamente. Sì. Invece... In quel momento erano alla pari, eh? Cioè, quando esce One avevano pareggiato, diciamo. Sì. Sì, sì, invece Nintendo alla fine ha detto, vabbè, abbiamo sbagliato, si è ripresa abbastanza velocemente, perché, attenzione, dopo 4 anni e mezzo esce con Switch, eh? Quindi, ma il danno di Xbox One a Microsoft è drammatico. Cioè, oggi starebbe troppo più avanti Xbox se non fosse uscito Xbox One in quel modo. Mo' più avanti non lo so, onestamente, però sì, la giocava forse per un po'. Comunque loro sì, ma perché secondo me tanto, cioè, la Satya Nadella sarebbe arrivato lo stesso, perché lui va a capo proprio di Microsoft in generale. Xbox, per Xbox sarebbe andata meglio come è andata adesso, però partivi che non avevi perso, no, magari fai le acquisizioni di adesso vendendo le stesse console di Sony, cioè non è che esattamente forse recupera il mercato, non esiste più il mercato probabilmente. Sì, esattamente, cioè avrebbe già vinto probabilmente senza Xbox One. E invece meglio così, chiaro. Meglio così probabilmente, sì, o boh, non lo so, perché alla fine ti dà tanto ci stiamo arrivando lo stesso a quella roba là, però forse no, sì, forse è meglio adesso così. Adesso deve inseguire, forse me. Meglio così. Però per loro è decisamente peggio. Se la metti dal loro punto di vista, loro hanno perso 10 anni.
Sì, io pensavo che uscivano in quel momento da sì, sì, ma pure con Marco Mottura, cioè lui è stato per anni a dire Microsoft è finita, basta, è inutile Walone che pensi al futuro, alle cose, quando parliamo di videogiochi non mettere più a confronto, ma perché è finita, dice, ah, ma quando mai? C'è stato un E3 in cui non hanno fatto niente, non c'era niente sviluppo. Qualcuno ci ricorda che Xbox in Francia, è uscita la notizia, vende 9-1 meno di Sony. L'ho detta nel modo peggiore possibile. Sì, ma abbiamo capito, abbiamo capito. Walone Boxaro, dice Dante Horror Show, mentre Bauhaus 76 regala un abbonamento di livello 1 per un mese grande a Raptusis 77. Grande Bauhaus, grazie, grazie per questo regalo. Benvenuto, barra bentornato Raptusis tra gli abbonati. Adesso c'è una bella risata per festeggiare. Grazie Bauhaus, un abbraccio digitale. Allora, questo Lego City, Walone, Undercover, se non ricordo male, per anni l'hanno spacciato come un gioco incredibile, madonna che meraviglia che fa. Questa era prima della mia fissa per i Lego, però. Ah, che è recente, quindi. Non è tipo di tutta la vita la fissa per i Lego. No, molto tardi. E... a un certo punto lo gioco perché me ne parlavano così bene, madonna, oh, GTA e Wii, è una cagata, mezza cagata, dai, questa cosa. Senti, c'è una domanda di London Dry invece molto importante. Sì, di brutto, forse l'abbiamo già risposto a questa domanda. Cioè, secondo te Reggie ha 3 milioni da dare a Walone? Se non ce l'ha schifo proprio. Anche il movimento che fa da che stop prendi i soldi per metterci il nome. Beh, certo. Quindi chi sono? Lui ha più soldi oggi, Reggie o Phil Spencer? Phil Spencer, perché secondo me Microsoft divide molti più dividendi alla fine dell'anno, azioni, robe che valgono di più. Così, però invece continuiamo... gli ha dato gli stipendi e basta. Se continuiamo... No, qualche borsino gliel'avrà dato, però si è preso pure il momento Wii U, Reggie, delle azioni, credo. Lì ha dovuto darle via, che era a pezzi, eh. Guarda che Banjo-Kazooie Nuts & Bolts deve molto a Lego City Undercover, dice Dante Horror Dai, Show. Ma scusa, niente. Ma questo non esce qua in questi anni, Lego City Undercover? Sì. E quindi è dopo Nuts & Bolts. Sì, sì, ma poi non c'entra niente. No, vabbè, non costruivi roba. No. Questo era proprio... Per capire a che livello era una presa per il culo, però... Questo era uno dei giochi Lego medi, brutti, scemi, che vanno, sono andati avanti inspiegabilmente per 20 anni. Però troviamo con una mappa di carina che con Nuts & Bolts. Dai, quali possono essere i punti di contatto con Nuts & Bolts? Non c'è niente, non c'è. Ma poi ma non è durato troppo tempo comunque la singola roba vista qua. Cioè comunque non è un granché sta conferenza, Vito. No. No, ma non è anni brutti questi delle conferenze. Guarda, senti la gente contenta. Ma un sacco di la gente contenta perché c'è stata la cosa divertente del tizio che è entrato nel tubo, sì. E questo è tutti i giochi Lego, la gente rideva questa roba qua. Inspiegabile per me, le faccine dei giochi Lego. Classifica mai dei capito. Giochi Lego prima o poi e si fa comunque. Dai, no, non ne ho giocati tanti. Il più vabbè, bello è quello che ho giocato, Brick Tales, che ho giocato di recente. Scoviamo e invitiamo un appassionato di giochi Lego e gli facciamo fare la classifica. Falle. No, io ho giocato il primo di Star Wars, la prima trilogia. Poi ho giocato Lego Journey, che non c'entra già niente con questi, Lego Brick Tales e i Lego Dimension tutti, perché là ero già in fissa invece. Però non hai giocato un sacco di roba, tutti i Marvel, Batman, Indiana Jones, Harry Potter, niente. No, l'ho odiato, la prima trilogia di Star Wars mi ha fatto cagare. Sono una persona adulta, già all'epoca ero un adulto, non posso giocare a Wazzy Serie. Lego Racers 2 giocone su PS2, ci dice Ark Thompson. Lego Wars invece, che era il loro Minecraft, uscito molto in ritardo su Minecraft, aveva delle potenzialità, perché poi graficamente è la roba più bella a tema Lego che è uscita. Oh, guarda, c'è Guillermo sul palco qua, di con Rayman, rapporto con Rayman, no? No, sarà Zombie U. No, più Rayman. No, più Zombie U. Però Rayman era annunciato al lancio.
non mi ricordo. O esce al lancio. Ma magari tutte e due le cose, vediamo. Ma Rayman, quello di Michel Ancel, il che ne sono usciti due, Rayman qualcosa Legend. E Rayman Origins, Legend il primo e Origins il secondo. Penso di sì, non me lo ricordo. Quelli però erano sì, belli. Il primo è questo, perché c'aveva tutte feature per il Wii U, tra l'altro. Ma era solo Wii U? No, perché io mi ricordo sì, sì, di essere andato a un... Dopo, sono usciti dopo. Quando è andato male il Wii U l'hanno fatti uscire. All'inizio era pensato per il Wii U. Ma sei sicuro? Perché io mi ricordo un'anteprima nel 2011 a Montpellier, sono andato a provarlo e ci giocavamo su 360. Può darsi che sono pazzo, non lo so. È il contrario, dice Lumark. Quindi erano... E come dice Vito, dice Black Hat. Prima Origins. Ah, ok, no, vabbè, lasciamo stare quali sono i primi. Ah, ok, no, lui diceva che era uscito... Però era uscito, io mi ricordo... no, magari era multipiattaforma, però ragazzi, io mi ricordo proprio l'esclusiva. Ma quando è uscito questo gioco? Perché io nel 2011 me lo ricordo provato e giocato su 360, e io che intervistavo Michel Ancel chiedendogli degli achievement. Quindi è sicura sta roba. No, no, Black primo Cat, Rayman era esclusivo Wii U. Assolutamente, questo Wii U dovevi usare il paddone. Legend è uscito prima su Wii U. Thank you. No, e sta cosa come la risolviamo? Magari ve l'hanno fatto vedere in anteprima su 360. Sì, e poi dopo hanno deciso di farlo per Wii U. Magari era questo, sì. Magari era questo veramente. Oppure si sapeva, loro sapevano della versione 360, ma non si doveva annunciare perché al momento era esclusiva Wii U per il pubblico. Può essere. Però io ci sono andato ed è... Allora, era... Io ero... Che perché c'era andato? Per Play Press. Quindi da scrivere su riviste PlayStation. Il gioco era multiplayer. Sì, era per PlayStation ufficiale. Però lì ci si giocava su 360, il gioco sarebbe stato multipiattaforma. Scusami, Valone, ma c'è un momento importante della conferenza. No, mamma mia, mamma mia. Che ballerine sul palco. Perché abbiamo detto Zombie Wii o Rayman? No, questo, Valone. Questo è un grande momento del 3, che cazzo gli vuoi dire, dai? Allora, Rayman Legends è il secondo, abbiamo detto? No, non lo so. Rayman Origins. Sono andato avanti, Valone. Non ti perdere questo è il momento. Primo. No, voglio vedere. Dai. È importante questo momento. Guardali. Allora, no, ragazzi. Il primo è Rayman Origins. Ed esce per PS3, Xbox 360 e Wii. Wii. Quindi non c'entra. Allora, cioè, l'altro però... era Wii U, ok. E io questo ho visto, Rayman Origins esce per PS3X. Non c'era Wii U, non esisteva neanche proprio. Non me la ricordavo in quest'ora. Allora, l'altro invece usciva solo per loro. No, neanche l'altro esce solo per loro. L'altro esce per PC, PS3, Wii U e Xbox 360. No, che poi esce per tutte, sì, però secondo me era un'esclusiva temporale. No, cioè le sono le date su Wikipedia, è roba molto recente, sono le date precise. Insieme, sono separate le piattaforme se non è così, capito? Vai, vai a controllare. Il primo... No, non sto andando a controllare. Sei morto per me. Ma come non è colpa mia, è colpa di Wikipedia. No, tu sei andato a controllare i Wikipedia. È certo che vado a comprare, perché mi ricordavo che l'era andato a provare. Era il 2011 ed era su 360. Non poteva essere un gioco per Wii U. Anche io, Lumark, però mi state rovinando tutta la vita e quindi vorrei andare avanti. Che cosa? Che è successo? Zombie U, Valone. Ti sei perso tutto il momento di ballo. Allora, Lumark dice: io mi ricordo che... vabbè, ragazzi, però dopo che ho controllato su Wikipedia non si può continuare a dire io mi ricordo che... e se Wikipedia dice le dovete bugie. Dire avevi ragione, basta. Guarda la figata. Quando si controlla, si controlla. Guarda la figata, non ci crediamo. Vabbè, Wikipedia non è affidato. Ok. Oh, guarda fino qua, a... guarda. L'inventario sulla cosa, guarda che bello. Ma poi, come te lo faceva vedere qua, sembra ma che... Ma come ha sparato, Valone? Hai visto come ha sparato? Con il... Sì, ma lo fa questo movimento col pompa. Madonna mia, è terribile sta roba, perché io poi l'ho recensito questo gioco, capito?
Sarà figo, dai. Certo, come no. Fighissimo, vabbè, alza il coso, stai giocando, alza il coso. Vito, ma come, io non capisco come fai a pensare, ma proprio tu. Proprio tu. Perché a me piace anche sognare, sono un uomo. Ma ho capito, ma poi nel pratico non era vero, era bruttissimo. Guarda l'animazione quando spara. Guarda qua, invece che digitare l'hai digitato qua, guarda che figata. È terribile. No, questo è bello. Ma perché qua fa vedere come se il touch fosse vero. Era una merda. Non so se te lo ricordi. Ok, era, questo è vero. Era quello di Trenitalia degli anni 2000, capito? Non quello dell'iPhone. Hai ragione. Oh, hai ragione. Però almeno... ne stiamo parlando in via ipotetica, non in via pratica. All'atto pratico era una cagata. Totalmente odiosa, una cagata odiosa. Schermo resistivo, esatto. Diablo 82, non capacitivo, ma resistivo. Il touch resistivo, dai, cioè, veramente, questa è una truffa, ragazzi. Cioè, presentavano questa roba. Tanto avantissimo questa roba dei filtri per le facce. Malone Boxaro, insiste Dante Horror Show. Beh sì, cioè, piuttosto che giocare con Wii U. Gli è Shodan impazzito per il Wii U. Sai la cosa più figa che ho preso io per Wii U? Malone? Per me è capolavoro, quello che vedo è Antesignano VR. È quello, è proprio quello. Però è sulla carta la roba più figa era una roba di turismo che tu muovevi il paddone da destra a sinistra per vedere intorno a te mentre stavi su un risciò, tipo. Le ho comprate quelle robe a 320p. Che è 320p, credevo la soluzione di questi video. Giuro, credevo il prezzo che l'hai pagato, no. 320p, no, non sapevo che cosa fossero i p. Ah, questo è Legends, ok. E questo aveva solo delle feature, usciva su tutte le piattaforme, dite voi. Vabbè. Però nel giudicare le idee, dice Janus Bifront, dovresti metterti nel mood di quegli anni. Per le conferenze passate lo hai fatto. Io le ho vissute queste conferenze, me lo ricordo. Dicevo che era una roba folle. Vabbè, ci crediamo perché sei una brutta persona. Wolverine, attenzione. Ma Venom! Senti, Valone, questo Venom è molto simile a quello che ho visto adesso. Perché ho sentito dire in questi giorni che dicono che è molto diverso da quelli dei fumetti? Quale Venom? Quello degli Spider-Man 2? Sì. Diverso dai fumetti? Esatto. No, allora, c'è una roba fondamentale, ma non te la dico per non spoilerare a chi non ci ha giocato. È una roba... Non è diverso il... Non è diverso... Diciamo, io avevo capito quello, è dove va diverso, chi prende. Ok. Robe di quel tipo. Il touch di iPhone, secondo me, nemmeno iPhone l'aveva a quel tempo. Dice Jay Shodan, no, ma non c'era proprio paragone. Il 2012, Jay Shodan. iPhone è del 2007, eh. Nel 2012 che c'era? L'iPhone 4S. Ma va, cioè, era quasi come adesso. Nintendo Land, Valone, ricordi? No, l'ho comprato dopo io. Ma qual era? Non mi ricordo... Ma è una roba, non lo sai, che non mi ricordo neanche che gioco era perché non c'era il gioco dentro. L'ho comprata a 10 euro nella seconda fase. Ma cos'era? Era una roba con un parco, c'avevi più dei mini giochi che andavi a fare. Ma doveva essere una piattaforma? Tipo, che so, PlayStation o PlayStation la loro idea di gas. PlayStation Home. Ma in realtà no, perché era un gioco, c'aveva i mini giochi dentro. Però doveva crescere, secondo me. Animal Crossing, Wii Sports and Wii Sports Resort. And he's also the Wii U software producer, Mr. Katsuya Iguchi. So please welcome him along with Jonathan Yeckley of Nintendo's Treehouse. Comunque non sembra un'ora. Sembra se stia durando già da 2 ore e mezza. Incredibile. Cioè, se ne sono scese troppo più velocemente le 2 ore di conferenza PS4, che pure erano brutte, no? Pure comunque ritmate male. Questo è proprio... Ma c'era un gioco di lancio forte. Switch ha avuto Zelda, anche se cross-gen. No. Che cosa? Era un gioco di lancio forte?
parte? Ah no, è quello là, no. Breath of the Wild è la fine di Wii U. Sì, è la fine di Wii U. Questo al lancio che c'aveva, non mi ricordo, no? Zombie forte U. Di Nintendo niente di potentissimo. C'era New Super Mario Bros. U. Al lancio? Mi pare proprio di sì. E Zombie U. E anche qualcosa altro. Dai. Secondo me c'era un'altra cosa. Io ho comprato due gioie, erano Zombie U e un altro. Non mi ricordo l'altro. Allora, sentiamo Ark Thompson che promette grandi risate. Allora, io comprai Wii U full price ad agosto 2016 e feci anche i 4 anni extra di assicurazione oltre i 2 di GameStop. Praticamente mi cavai un rin un mese prima dell'annuncio di Switch. È effettivamente abbastanza divertente come storia, Ark Thompson. E siamo contenti che tu la prenda così. Bravo. Bravo. Però l'assicurazione vale ancora adesso. Certo. Qua che cosa stiamo vedendo? È ancora cioè roba dentro Nintendo Land. È un minigioco dentro Nintendo Land. Ok. Tanto tutto con traduttore. Sì. Ma senza senso fare una conferenza in giapponese in cui parla altro. The construction of Nintendo Land. Wii U Gamepad the first was to create unprecedented new forms of multiplayer gameplay by taking advantage of the Wii U Gamepad. Poi erano due versioni perché una era con più memoria e una con meno e basta? La bianca e la nera? Sì, mi pare di sì. 4 giga e 32 giga, ricordo male? Mi pare proprio così. Entrambe pochi. 8 giga e 32. 8 e 32. Che scelta, fate però due colori diversi in base a... È vero che qua la memoria era ancora quella, il 360 c'aveva ancora un'idea di memoria pazzissima. C'aveva i freni da attaccare addosso il 360. Il 360 c'aveva gli hard disk che potevi e anche le Empira TV. Arriva con un raid, grazie. Grazie. Guarda, non possiamo fare quello che facciamo di solito di andare a vedere il canale di chi viene in raid, perché mentre chiacchieriamo lo facciamo sempre, ma adesso abbiamo una conferenza in corso e quindi facciamo solo un link per ringraziare Empira TV, grazie per il raid. Ma stavamo dicendo una roba interessante. Ah, la differenza di cosa? Che 360 c'aveva gli hard disk che potevano essere tolti e messi. Era una grande novità sulle memory card, ma se ci pensi oggi è una scemenza. Ma in realtà no, è buono. Dei costi pesanti. Ma allora, era la cosa negativa è che erano proprietari. Quello, certo. Però per il resto, vabbè, ma poi che ti fregavo, te lo compravi e non te lo cambiavi mai fondamentalmente. Cioè non è che stavi... Bastava, dici. Ma perché tu hai mai cambiato gli hard disk delle console, Vito? Pensaci. Beh, perché io gioco su PC, però, Vabbè, però giochi tanto. Per quanto gioco io, lo è adesso. Sulle console di adesso qui gioco poco, a volte sono gonfi. Esatto, però cioè all'epoca di 360 ci giocavi un sacco, Vito, hai cambiato l'hard disk, ma quando mai? Non ci hai mai neanche pensato. Non te ne fregava no, niente. No, all'epoca di 360 io già giocavo su PC, però. Ma vai, hai fatto un sacco di punti gamer score, c'era quel periodo all'inizio là. Però giocavo sempre, il grosso della roba giocavo PC sempre. Comunque non era una roba molto rilevante, però negativo era negativo il fatto che fosse proprietario, quello era sicuramente negativo. Io ho cambiato solo quello interno di PS3 da 80 a 500 GB, dice Antibia 94. Hai fatto bene, perché alla fine della generazione si cominciava ad avere un sacco di roba digitale anche grazie a PlayStation Plus e quindi ci sta. Io cambiavo console per pur di non mettere le mani dentro. Devo il modello nuovo con più spazio. No, ma poi aspetta, non installavi i giochi. Quindi spazio ne serviva meno. Dopo su 360 non era obbligatorio. L'Elite non c'aveva l'hard disk proprietario. Ma era facoltativo. Già. L'Elite c'aveva quello da 120 dentro. Sì, ah, certo. Ok, era grosso. Sì.
Forse io però ho preso un hard disk da 120 per 360. Allora, questo minigioco, Valone, sì, somiglia un sacco al multiplayer di Luigi's Mansion 3, alla coppa online. Ecco, del vedi, ecco da dove, ecco a cosa è servito Nintendo Land. Ma questo è ancora al momento Nintendo Land con i minigiochi di Nintendo Land. Secondo me io ci credeva a sta roba. Era tutta un'idea per buttarci dentro dei minigiochini. Me la ricordo poco perché non l'ho preso al lancio, quindi non aveva funzionato neanche come idea. E l'ho preso dopo, ma non c'era proprio niente, erano tre cazzatine. Comunque possiamo dire che questa conferenza fa capire quanto è figo questo format, perché anche quando è una monnezza la conferenza comunque è troppo divertente, cioè è proprio bello. Io su PS3... Soprattutto perché ha vinto la Lazio, però devo dire che il cambio è importante, eh? E quello è anche il motivo per cui adesso dopo ogni partita della Lazio ci vuole una live. Io su PS3 quando ho cambiato l'hard disk mi sono curato particolarmente di conservare il gioco free delle paperelle che poi venne delistato, dice Ark Thompson 93. Hai fatto bene. Io ho un 360 Wallone con installato l'Outrun, e che non esiste più? E non si può più prendere. Ma non lo puoi neanche scaricare se ce l'hai? Credo di no. Credo di no. Non lo so, però so che c'erano problemi perché l'hanno proprio tolto dallo store, quindi potrebbe essere un problema. Però l'ho lasciato installato e non rischio. Anche perché secondo me lo store 360 l'hanno chiuso di recente, no? Lo store 360? Sì, eh. Boh, penso di sì. Però i giochi che hai li puoi prendere. E quelli 360... se sono compatibili, li puoi no, prendere. No, no, beh sì, sulle console quello sì. Là non c'è perché non è nello store, quindi non è compatibile. No, non è detto che non è compatibile. Ci sono giochi che non, non sono più in vendita. Ho provato su One e non lo scarico. Questo sono la scelta. Ok, però ci sono giochi 360 non più in vendita che siccome sono compatibili su Xbox Serie X li puoi scaricare se ce li avevi già. Senti, c'è una domanda di Lelle no, Game. Alex, non tutto. Sì. Lelle Game chiede: ho bisogno di un gran JRPG, possibilmente che sia con i sottotitoli in italiano. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Ma uno proprio a caso? Digli il tuo preferito, Vito. Qual è? Il tuo JRPG preferito di tutti Xenoblade 1. Xenoblade 1. Puoi giocare su Switch la remaster. E se invece non ha Switch? Un secondo, gioca di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 5. Attenzione. E se ne vuole altro, non lo so, su Xbox gioca di Sea of Stars, però mi sono annoiato, io quindi non te lo consiglierei. Xbox, no, su Xbox, io, su Xbox quello consiglio tedesco. Lost Odyssey. No. Che è una palla arcana, no, ci ho riprovato l'anno scorso, ti rompi il cazzo. Su Xbox consigliano tutti quello tedesco, che è il best JRPG su Xbox adesso. Non ricorderò mai il nome. Sì, ho capito però. L'ho installato. Lo scriveranno adesso in chat, ho capito. Quello che sì, sì, se ne è parlato un sacco quando è uscito, in chat ci hanno giocato tanti. Qualcuno adesso... Cenedicos. Ma anche Persona 5 Royale è un prezzo genere. Sta per uscire dal pass. Domani esce no, dal è già pass. Uscito. Domani? Sì, a fine di ottobre, insomma. Sì, io ricordo che era già uscito. Però si può comprare, però a questo punto... No, no, compralo, è bellissimo. Compralo. Tanto spazio a Nintendo Land, valore. Tu queste non andavi mai in conferenza, però. E Nintendo sì, le ho viste. Quella dal vivo? Di... Sì, sì, quella di Wii, però, non questa. Perché ti facevano entrare? Perché c'era posto. Non c'era l'entusiasmo degli altri due. Eh? Non c'era l'entusiasmo degli altri due, dico. No, di quando vedevo PlayStation. Ah, guarda che all'inizio Xbox non guardavo tanto, perché erano più allora noi andavamo là e allora io andavo a vedere PlayStation da PSN come PSM andavo a vedere conferenze PlayStation e poi dove capitava, cioè dove c'era spazio, se c'era tempo, se non dovevo fare altro. Nintendo le ho viste, Xbox le prime no, Xbox con IGN Italia quando invece eravamo invitati, cioè ognuno poteva essere invitato a tutto perché era tutto multipiattaforma.
Vabbè, ma Xbox non ci credeva nessuno quando è arrivata, immagino, no? All'inizio? No, era preso sotto gamba. Fino a 360 era preso sotto gamba, sì. Beh, no, dai, Halo già era Xbox, già era diventata una roba. Sì, però era... E poi, cioè, in Italia è ancora oggi, non so... No, è una roba in generale, però sì. Ti dico, per un po', quando annunciano Xbox... Pensi è un altro Jaguar, secondo me. Sì. Gente che non ne sa, che va a sbattere la capolla. Sì, secondo me si era visto un po' così. No, vedevi che c'era la potenza di Microsoft, economica, dietro, quindi... In più che la console era potente, sensata, cioè... Era un PC messo dentro una scatola di console, i giochi erano belli, giravano bene, però... Non ti dava la sensazione di poter... 360 ha cambiato tutto, invece. 360... Console strepitosa. Una conferenza vergognosa ed ha vinto la Lazio, direi che possiamo spararcene subito un'altra quando finisce. No, sto soffrendo anche di cervicale in questo modo. Ma soprattutto non finisce mai più questa conferenza. È l'ora più lunga della mia vita. Cioè, è veramente più lunga di quelle lunghe. Ma senza senso quest'ora. Senza senso. Vabbè, è finita però. Era un'ora e dieci il video ed è verso la fine. Però sì, è sembrato molto di più. La scelta Vito Black Hat questa conferenza, perché un po' ha detto dobbiamo parlare di Nintendo, non parliamo mai di Nintendo. No, l'ho messa perché durava un'ora e Nintendo. Un'ora e dieci. Però ero convinto che fosse già un... Allora, ma lunedì prossimo non abbiamo... Ah, no, lunedì prossimo forse non saltiamo. Oggi non l'ha annunciato Mottura, quindi direi... Esatto, sì, sì, lunedì prossimo non ci siamo. Però la prossima volta Vito vorrebbe cercare un ospite, adesso vediamo. Se non c'è l'ospite e facciamo la conferenza, vediamo una bella però, Vito, Tanto non c'è la non ci sono le partite, no? Non ci sono tutti i lunedì le partite. Non so, devo controllare il calendario, però non credo. No, c'è il derby... No, il derby è quella dopo. Ma non è lunedì. La Lazio gioca mica... venerdì. Ok. Il Napoli non lo so. Ah, il Napoli pure bisogna vedere, sì. Guarda che finale scoppiettante, proprio letteralmente. Fantavicio. Scoppiettante, esatto. No, male male anche per quello che hanno presentato di roba loro. Mamma mia, ragazzi, cioè... Conferenza fiacchina, Nintendo. Qua secondo te la gente era contenta, triste, non si sa? Non era troppo contenta. Tanto fiacco, dai, no, non ci credo. Forse è perché effettivamente il lancio di Wii U anche a livello di software Nintendo non è stato... Esatto, esatto, non hanno proprio... La prossima Nintendo è 3 2004, dice Pito 23, che non so neanche cosa che c'è. Mamma mia, quante ce ne abbiamo a disposizione, però. Sì, abbiamo una vita, perché poi sono, cioè, Nintendo, PlayStation, Xbox, TGA per tutti gli anni. Sì. Se più TGA ce le puoi mettere. No, TGA cioè, la puoi mai fare a guardarti un vecchio TGA con le pubblicità, le robe. Vabbè, andiamo avanti, troviamo andiamo... il sistema per mandarlo. Facciamo, quando facciamo la maratona ci guardiamo tipo TGA 2013, così, a caso, completamente. No, però ce ne saranno di belle, dai. Va bene, comunque ce l'abbiamo fatta, Vito, siamo sopravvissuti a questa conferenza, incredibile. Ed è stato intanto anche... Intanto una notizia in esclusiva per il canale di Wallone Twitch. Sì? Da voi? Sì. Messi ha vinto il pallone d'oro 2020. Ah, sì, ti posso dire anche che Osimhen è arrivato ottavo e Kvaratskhelia sono indeciso tra 14esimo e 17esimo perché ho letto entrambe le cose. E non so... Però, sì, Messi, te l'aspettavi? Beh, ha vinto i mondiali, sì. Allora, sì, però che c'è, secondo me dimostra anche che c'è pochi fenomeni in questo periodo, che l'hanno dato sempre a loro due. Madonna mia, comunque le pubblicità sul web, mamma mia, che roba. C'è il tizio che ha inventato i pop-up che ha chiesto scusa, sai, leggevo qualche anno fa, però. Allora, primo Messi, secondo Haaland, terzo Mbappé, quarto De Bruyne, quinto... Rodri, sesto Vinicius, settimo Julian Alvarez, ottavo Osimhen, confermato, nono Bernardo Silva, decimo Modric, undicesimo Salah, dodicesimo Lewandowski, tredicesimo Bonu, non lo conosco neanche, è grave come mancanza, sai chi è Bonu? No. Del Siviglia, portiere del Siviglia.
Quattordicesimo Gundogan, quindi mi sa Kvaratskhelia 17esimo, 15esimo Emiliano Martinez, 16esimo Benzema, 17esimo Kvaratskhelia, 18esimo Bellingham, attenzione che è uno dei, dei candidati ai prossimi, continuare fino all'infinito ma non ce ne frega niente, 19esimo Harry Kane e 20esimo Lautaro Martinez. Ah, va avanti perché credevo fossero solo 20, 21esimo Griezmann, 22esimo Kim. Lo scudetto del Napoli, hai visto quanta gente nella classifica? Ha fatto bene anche in Champions. È vero. Kvaratskhelia, ricordiamo, il miglior giovane della Champions League, premiato l'anno scorso. Se avesse vinto la Francia, finiva Mbappé. Per me non è questione di pochi fenomeni, è che quando c'è il Mondiale va quasi sempre a uno della squadra che vince, a parte il vergognoso pallone d'oro a Messi invece che a Iniesta del 2010. È vero, quello fu molto strano, effettivamente. Vito, va bene, salutiamo? Sì. Guarderai l'evento Apple mentre dormi a luna? Non me ne frega niente. Beh, ok, perfetto. Non so sono neanche che devono presentare. Va bene. Il nuovo iPad potrebbe essere. Potrebbe essere il nuovo iPad, quindi anche abbastanza interessante in effetti. Guardatelo. Potrebbe, sì. Mentre dormi comunque, non ti preoccupare, mentre dormi. Vabbè, quando il video di Vara Show, ricordiamolo, non è domani alle 14.30, ma mercoledì alle 14. Sarà fottuti un giorno di lavoro di sega su questa cosa del primo novembre, però, hai capito? Perché cos'era? È festa il primo novembre. Il primo novembre è festa ed è mercoledì. Ah, perché tu festeggi le cose, Vito? E l'officina chiude, certo. L'officina chiude, quindi non puoi... Devi lavorare domani mentre avresti potuto... L'ho presa malissimo quando l'ho scoperto. Vabbè, allora, guarda, se vuoi questa settimana possiamo spostare a giovedì. No, ormai non posso. Ok, va bene. Però sei morto per me, vale anche per quello. Ah beh, certo, e quello ci mancherebbe. Allora, quindi mercoledì alle 14. Va bene, sì. Mentre noi ci vediamo, ragazzi, domani dopo pranzo per il buongiorno laggato. Grazie Vito, grazie a tutti. Caraibi, buonanotte. Ciao, a tutti. Cari, buonanotte. Caraibi.